Quest'anno le vacanze estive Asia le passerà con la sua famiglia. È il momento di fare le valigie per partire. Ma visto che manca solo un mese al parto, è il caso di farne una in più. Ce l'hai una lista, tu? Pannolini, body, tutine, pigiami, calzini. Mamma, qua dice pure i guanti. Cosa? Qua dice pure i guanti. Sì, le mani. Il parto non mi fa tanto paura. Forse lo dico perché non è ancora il giorno. E poi non vedo l'ora di vederlo, quindi il fatto che voglio vederlo vince sulla paura. No, però questo va... Ma questo non vanno con questo. No, ah, ok, questo va con questo. O questo qua. Devi scegliere tu quale vuoi mettere. Poi li laviamo a Castel di Sangro, dai. Se nasce a Castel di Sangro, non nasce. Cioè, non nasce a Castel di Sangro. Però se dovesse nascere là fa caldo, quindi questi qua non hanno senso. Farò il parto naturale con l'anestesia. Con me ci sarà mia mamma, sarà lei a tenermi la mano al parto e sono contenta così. Questo va con questo? Sì, questo va con questo. E questo non ce l'ha calzino. Non ce l'ha più. Mamma, tanto non nasce là, quindi... Vabbè, poi decidiamo meglio. Allora, vabbè. Sono preoccupata per il parto di Asia perché ha 16 anni e è piccola. Due cuffiette le prese, 6-8 body. Vabbè, ma questo è per partorire, io non devo partorire, è un caso di emergenza, ci sta la roba. Io so cosa vuol dire partorire naturale, penso che sia doloroso, quindi un po' sì, mi spaventa vederla soffrire, però poi penso che ci sarà Emanuele, quindi mi tranquillizza. C'è la valigia di mano.